Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento, ben ritrovati nel nostro salotto. Quanto importante è in un periodo di pandemia come questo fare il sindaco di un piccolo come di un grande paese? Quanto importante è questo impegno e questo sentito dentro? Ne parliamo con il sindaco di Galliera Veneta, Italo Perfetti, che ha deciso di seguire il suo paese e i suoi concittadini a tempo pieno. Buongiorno Italo, benvenuto. Buongiorno a te, Ide. Una grande squadra la tua, con cui collaborate, vero Italo? Sì, allora tutti sono presenti come un'amministrazione comunale, e soprattutto anche con le minoranze. Sì. In questo momento, periodo critico per tutti i sindaci, però lo affrontiamo ogni giorno con grinta e di fare il cambiamento. Perché la decisione di dedicarti a tempo pieno ai tuoi concittadini? Perché in questo momento ci sono tante domande e bisogna dare tantissime risposte. Sei contento di questa scelta, di dare tutto te stesso? Perché in fin di conti tu dai tutto te stesso. La rifaresti questa scelta, questa decisione? La riprenderesti? Sì, Ida, lo rifarei volentieri ancora di nuovo. E allora raccontami qualcosa di bello e di particolare che è successo durante la pandemia, in questo tempo difficile, ma che vi ha riscoperto una famiglia. È vero? Sì, è vero. Ho visto tantissime persone aiutare proprio il comune e anche la comunità, tra le aziende, tra privati, tra associazioni. Le associazioni sono state fondamentali per noi perché si sono proprio messi in primis a fare le varie iniziative e le varie cose che d'aiuto per la popolazione. Questi sono stati la protezione civile, i fanti, dopo c'è stato anche i vigili, tutti i dipendenti comunali e soprattutto anche tantissimi privati e le aziende che hanno dato veramente una mano per Quindi affrontare. Quindi avete scoperto il senso di solidarietà tra cittadini. Sì, è vero. E tu mi dicevi che c'è una cosa di Galliera che vi ha salvato durante la pandemia ed è quel meraviglioso parco che voi avete. Sì, è vero, perché quella proprio è stata un toccasana per tutti noi e anche per qualcun altro, qualche comune che non poteva, però veniva piano piano camminando dentro al nostro parco, però è favoloso. Raccontiamo in due parole di questo spettacolare parco, di questa risorsa che avete avuto, che avete sì. E che avete avuto durante la pandemia. Sì, è una risorsa di quasi 9 ettari e all'interno della struttura di questo parco è fantastico, perché qualche volta sei venuta anche te a visitarlo. Assolutamente sì. E c'è una natura veramente bella e ti dà quella pace che ti senti dentro, proprio veramente una tranquillità, ti mette proprio tranquillità di essere su un paradiso. Certo, e questo è servito molto, perché sappiamo non ci si poteva muovere, non ci si poteva spostare da un comune all'altro e anche avendo, purtroppo si può dire, qualche ora in più di tempo, avete fatto anche dei bei lavori in questo parco, sì, è vero? È vero. L'abbiamo un po' ripristinato, abbiamo sostituito ben 6 ponti, abbiamo ripulito un'isola, abbiamo rifatto dei impianti elettrici, abbiamo rifatto dei servizi all'interno che prima non c'erano, che attualmente funzionano bene, come anche un piccolo ristoro, che questo dà la possibilità di bere un caffè sulla natura. Ed è importante, sì, che tutte le persone che prima trovavano solo il mero parco adesso trovano anche il ristoro, sì, il piccolo baretto per poter prendersi il gelato, per poter prendersi qualcosa di ristorazione. Quindi un periodo difficile, Italo, che non vi ha comunque impedito di portare avanti grandi progetti. Allora, siamo partiti da quelli del parco, ma molti altri progetti sono stati portati a termine. Ormai siamo fine 2021, cominciamo subito con i progetti delle scuole. Sì, lì è partito ancora nel 2020 questo progetto e quest'anno siamo proprio alla fine, perché nel prossimo anno cominceranno verso febbraio-marzo l'entrata proprio di alunni della scuola Manesso. Allora, per Natale intanto è finita la prima tranche della scuola Manesso, che sì, sono le scuole elementari, è, sì, vero? È vero.
Il cosa importante di queste scuole è la funzionalità, è vero? Sì, ho notato proprio l'altro giorno che sono andato a fare una visione di questa scuola e mi sono trovato che senza avere nessun riscaldamento, avere dei 15 gradi all'interno di questa struttura vuol dire che è un efficientamento proprio energetico fantastico, veramente. Assolutamente sì. Quindi la seconda tranche partirà a maggio, se non erro, giusto? E un importo importante, sì, che avete ricevuto sia dalla regione, ma sì, restante anche il vostro, restante, sì, certo, era sopra importo, le vostre spalle. Sì, un importo di 1.380.000 euro, sì, di cui la regione ci ha finanziato 700.000 euro, restanti li abbiamo trovati noi come comune. E sono tanti. Sì. 700.000 euro li avete trovati voi come comune. Comune. È importante questo, sì, da dire. Più dopo col conto termico abbiamo avuto una mano del cielo che ci ritorna indietro circa 550.000 euro. È proprio questo volevo chiederti, è proprio importante, sì, questo. Va bene, questi sono i lavori per quanto riguarda le scuole, ma appoggiati alle scuole abbiamo anche i lavori per la viabilità. Sì. Già attivati. Allora, in questo momento stiamo finendo, come che dicevo prima, e ci sarà anche di cambiamenti di viabilità e anche di parcheggi, perché in quel momento che si potenzia un po' le scuole ci vuole anche la viabilità e anche i parcheggi per gli alunni e anche per tutte le persone che devono fruire il servizio delle scuole. E poi i marciapiedi nuovi in centro città, in via Roma. Sì, lì abbiamo fatto un progetto, vari progetti, e sono stati anche finanziati dalla provincia di Padova. Abbiamo riqualificato circa un 300 metri di marciapiedi e abbiamo ripristinato anche un incrocio che era molto non visibile, ma adesso è venuto in funzionalità proprio della correttezza e della trasparenza della viabilità, nel senso al confine con Tombolo. Sì, confine con Tombolo. Certo. Ecco, e dopo abbiamo fatto anche altri lavori che stiamo proseguendo. Certo, per quanto riguarda la viabilità. Sì. Ma abbiamo un altro importante lavoro messo in opera per quanto riguarda la palestra, le palestre. Sì, anche lì ci sono stati piccoli finanziamenti che stiamo mettendo in funzione e dare una qualità migliore anche tutti i ragazzi che frequentano queste scuole. Abbiamo messo proprio ripristinato sia del pavimento e anche rinfrescato, fatto una tinteggiatura tutte nuove. Italo, quante cose, ma non sono finite qua, perché il 27 di dicembre iniziano i lavori anche per l'asilo. Sì, al 27 abbiamo trovato anche lì fortunatamente un finanziamento, e anche l'asilo è parrocchiale, però il stabile è comunale, anche lì viene sostituito delle porte e anche delle serramenti, diciamo tutto nell'ambito dei serramenti. E adesso parliamo di cose, tante sono le cose che sono state fatte, ma anche che dovranno essere fatte. A gennaio, ad esempio, avrete un nuovo bando per l'edicola in centro paese. Sì, riproponiamo di nuovo il bando dell'edicola e vediamo come che andrà a finire. Allora parliamo adesso delle vostre ricchezze, parliamo del sociale. Vari sono i progetti per quanto riguarda il sociale. Nel sociale del 2021 ci sono stati vari progetti. Uno è Io ci sto a far fatica. Eccolo e lì. Proprio questo ti volevo chiedere, perché quello che riguarda i giovani è sempre interessante. Sì. Sono sempre nuove idee. Sì, questo è stato proposto sempre da un progetto, e più vari comuni hanno aderito e anche noi abbiamo aderito e abbiamo visto che è il secondo anno, e lo proponeremo anche per il prossimo anno di fare questa cosa, perché si insegna ai ragazzi che il lavoro può dare un qualcosa che noi fino di questo corso, sì, hanno anche un premio, un buono acquisto delle nostre attività del territorio. E sempre Italo pensa quante cose per quanto riguarda il sociale, perché non vi fate mancare proprio nulla. Voi avete aderito a un programma di assunzione temporanea per le, sì, persone in difficoltà. Sì, anche qui è sempre un progetto che abbiamo aderito con altri comuni, e abbiamo tre persone che abbiamo inserito per questo periodo di pandemia, anche lavorativa, economica, che non avevano un posto di lavoro,
c'è questa stata questa possibilità di fare questa assunzione temporanea di 6 mesi. Italo, noi abbiamo finito il nostro tempo, quasi. Ci resta ancora 1 minuto e noi lo vogliamo dedicare ai progetti che voi avete per il Natale proprio nel vostro meraviglioso parco. Sì, allora, siamo già alla terza festa, domenica prossima c'è ancora il villaggio di Babbo Natale, che all'interno del nostro parco c'è stato la dimostrazione dei vari mercatini e anche dei lavori che hanno fatto i ragazzi della Proloco, i giovani della Proloco, che sono veramente stati bravi, perché sono tutti pezzi di legno ricavati dalle piante che sono cadute l'anno scorso e hanno recuperato facendo questi bei pupazzi. Eccoli qua che li vediamo, sì. Molto belli. Sì. E questo mercatino rimarrà per quanto tempo? Allora, Italo? Il mercatino è compreso anche domenica, però è aperto fino alla Befana, sempre con ristoro e vedendo tutto. Quindi chi vuol farsi una passeggiata, sì, una camminata nel vostro meraviglioso parco, sì, e potrà trovare sia questi mercatini che il punto ristoro. Sì. Oltre che un'atmosfera natalizia, perché li avete riempito di luci, lucette, tutto quello che ci serve per poter riscaldare il cuore, l'anima e naturalmente con il vostro bar, sì, anche il fisico. Sindaco, io la ringrazio di essere stato qui con noi. Io rinnovo l'invito perché lei torni a portarci altre belle notizie per quanto riguarda la primavera, perché so che grandi sono i progetti, sì, anche per le feste di primavera sempre in, sì, questo parco. Ci sarà proprio di programmi veramente fantastici nel 2022. Grazie di essere stato con noi. Grazie a me, a lei. E grazie anche a voi, gentili telespettatori. Io vi do appuntamento alla prossima puntata in questo angolo tutto vostro. Grazie, buona serata.